valore. Cosa vi viene in mente se vi chiedessi di pensare a qualcosa di valore? Sicuramente molti di voi penseranno subito al denaro, all'oro, ai gioielli, limitando il pensiero ad un discorso banalmente economico, come biasimarvi desti tempi. Ma molti altri sicuramente penseranno ai valori morali, intellettuali, come l'amore, la cultura, la famiglia, la tradizione, a ciò che conta, che può variare da persona a persona. Eppure esiste un settore in Italia che unisce queste due concezioni di valore. Sto parlando dell'industria orafa, che vede il nostro paese protagonista a livello globale, leader nella produzione del gioiello e con circa il 90% della nostra produzione che viene esportata in tutto il mondo. Sì, proprio quelli che vediamo presenti nelle vetrine o indossate dalle star, già, soprattutto dai rapper. Ah, e trapper, che mettono quelle strane dentiere spriluccicose, che con una di quelle probabilmente mi pagherei l'affitto per 10 anni, vabbè. Ma voglio vederci chiaro. Per saperne di più sono venuto alla manifestazione di Vicenza Oro, proprio per scoprire i diversi distretti e professioni che si celano dietro a questo settore da 9 miliardi di fatturato solo nel 2021. Venite con me. La Fiera di Vicenza Oro è infatti uno degli appuntamenti più importanti al mondo nell'ambito dell'oreficeria e della gioielleria, un ambiente super internazionale che mi ha accolto dandomi modo di incontrare espositori e buyer provenienti da ogni parte del globo, tutti riuniti a Vicenza, che è una delle zone dell'Italia dove si concentrano tante aziende del settore. Questo mi ha dato modo di rispolverare il mio inglese e soprattutto il mio ok, unica parola che dico con sicurezza quando parlo in lingua inglese. Ok, nice to meet you. He's a very famous Italian blogger. Ok, nice to meet you. Yes. YouTuber, actually. YouTuber, okay, YouTuber. Content creator. Yes, okay. I'm Instagram, Facebook, Paris. Oh, ok. Because I'm with him. Ok. Comunque, a parte il mio inglese improponibile da quinta elementare, tutto ciò mi ha fatto scoprire meglio questo settore in cui l'Italia è uno dei leader mondiali grazie anche a fiere come questa. Ma non solo, si tratta di mestieri ad alto valore aggiunto, il cui contributo individuale è fondamentale per il successo del prodotto. E una volta inseriti nel mercato del lavoro, le opportunità di crescita e di permanenza sono garantite. Alla fiera ho incontrato la presidente di Confindustria Federorafi, Claudia Piaserico. Confindustria Federorafi è la federazione nazionale di categoria che rappresenta le aziende orafe, argentiere, gioielliere, del cammeo e del corallo del sistema confindustriale. Potevo non rapirla per qualche secondo per farle qualche domanda? Ovviamente la risposta la sapete già. Se volessi entrare in questo mercato del lavoro, cosa dovrei fare? Intanto dovresti sapere che cosa veramente richiediamo e di che cosa abbiamo veramente bisogno. Non solo tutte quelle professionalità legate a quella che poi una volta era più la tradizione orafa italiana. Cosa comporta? Comporta la richiesta di ingegneri gestionali, di tecnici meccanici, di product manager, di marketing manager, di ingegneri di produzione, e di pianificatori e direttori di produzione, quindi delle professionalità anche molto più articolate a delle attitudini e alla tecnologia che in passato per esempio non c'erano. Dopodiché, già che c'ero, ho rotto le scatole a qualche addetto ai lavori per saperne qualcosina in più. Di cosa si occupa l'azienda per cui lavori? Ma siamo un'azienda leader nella produzione di oreficeria, argenteria, quindi un'azienda che crea, produce e distribuisce gioielli e accessori. Qual è la cosa che ti rende più orgoglioso del tuo lavoro? Il mio lavoro è quello di esportare e trasmettere il Made in Italy. C'è una forte connessione tra tradizione, il saper fare tradizionale e anche tecnologico, sia da un punto di vista commerciale, sia di sviluppo prodotto, sia per la propria produzione. Ti piacerebbe quindi lavorare in uno di questi settori? Allora, in realtà sì, nel senso che io ho studiato per essere una designer di gioielli, sono una designer di gioielli e sono stata assunta in un brand. Ah, quindi ok. E molto felice di fare questo lavoro, ecco. Ok, cosa ti piace di più di questo lavoro? Allora, sono una creativa, quindi il poter esprimere le mie idee, la mia personalità in un gioiello, e la scelta del gioiello è perché credo che sia l'oggetto più bello in assoluto. Tutti dicono è il gioiello il sogno, ma è vero, è cioè vero. È un'emozione, e ogni volta che giro guardo le cose dico cacchio, sto disegnando emozioni. E niente, ho trovato molte risposte alle mie domande, ma sapete come sono fatto? Sono curioso da morire, volevo saperne di più anche sui dettagli del processo di produzione di questi capolavori. Proprio a Vicenza Oro ho scoperto che in Italia ci sono 4 distretti, ovvero aree in cui si concentrano le aziende del settore: Vicenza, Arezzo, Napoli e Valenza.
Capite bene che non potevo fermarmi qui, dovevo assolutamente saperne di più. Quindi ho deciso di ripartire. Si riparte. Una volta arrivato ho incontrato Alessia Crivelli che mi ha fatto un po' da cicerone per la struttura. Puoi raccontarmi un pochino cosa si fa qui e perché dovrebbe interessare magari a ragazzi che non hanno ancora capito la loro strada? Questa è un'azienda alla quale si appoggiano tantissimi grandi marchi per le loro lavorazioni. Cose carine che vedi in giro. Che brillano. Esatto, che brillano e che sono belle, vengono fatte in aziende come questa. È un'azienda che ha un'attenzione particolare per quello che è la sostenibilità ambientale. Allora, essendo un lavoro che materialmente si fa con le mani, ovviamente parliamo di manifattura. Primo in assoluto è il maestro orfo, quindi l'orefice, colui che lavora l'oro. Poi ti parlo dell'incassatore, noi lo chiamiamo incassatore, in realtà si dice incastonatore. Per noi okay. Incassatore è colui che mette le pietre all'interno del modello che è stato fatto dall'orefice. Poi c'è la persona che si occupa della finitura del gioiello, quindi quella che lo ripulisce bene, lo fa brillare, lo rende l'oggetto finito che tutti quanti vediamo. Le aziende del distretto italiano sono tutte aperte per far sì che i ragazzi possano capire e entrare e appassionarsi a questo mestiere. Vederli all'opera dal vivo fa un bellissimo effetto, devo dire. Tra l'altro non sapevo che fosse un lavoro dove la tecnologia viene tantissimo a supporto della manualità, tra microfusione, progettazioni e stampanti 3D. Una figata. Sono venuto qui perché volevo vedere con i miei occhi una delle tante aziende che popolano i distretti nel settore gioielliero, che sono numerosissime, ed è proprio per questo che ci sono tanti posti di lavoro. In questo momento il nostro paese sta affrontando una crisi non indifferente dovuta all'incontro sempre più difficile tra domanda e offerta di lavoro, ma ci sono delle nicchie di tradizione ed eccellenza che spessissimo i giovani non conoscono. Sono un tesoro per il nostro paese, e per questo se non hai ancora deciso sul tuo futuro, il tuo percorso, e ti piacerebbe una professione appassionante, ricca di manualità ma anche di tecnologia, per non dire ben retribuita, il settore orafo può dare il valore aggiunto che cercavi nella tua vita. Perché alla fine dei conti il reale valore a tutto ciò che siamo e che facciamo non sono i soldi, la carriera o il successo, ma le persone. Se vuoi diventare il protagonista di tutto questo, sappi che questo settore sta cercando tante persone che vogliono continuare questa eccellente tradizione tutta italiana. Se vuoi approfondire, ti lascio un link in descrizione che spiega come fare. Dai un'occhiata.